Cybertron! Abbiamo ottime notizie! Il pianeta Cybertron è nel caos più totale, che meraviglia! Oh! La qui presente testa di rapa sta cercando di dire che i Decepticon che erano imprigionati sono insorti! Ah, ma non mi dite, erano stanchi di aspettare che qualcuno li liberasse? Quelli che si ribellano solo ora sono dei codardi. Maledetto Megatron, sono in rivolta da quando hanno saputo del ritorno di Unicron. È chiaro che sono fedeli a lui e non a te. Oh no! Penso che Unicron sia molto affamato, Snowcat. Vorresti essere il suo pasto? No, ti prego, farò il bravo, te lo prometto. Non vale niente, nemmeno come esca. Hai ragione. Sai, Starscream, mi è venuto in mente il nome di un altro candidato. Questa era la dimora di Alpha Q. Unicron ha viaggiato a lungo per le galassie, divorando tutto ciò che incontrava sulla sua strada. Per un gioco del caso o del destino, la sua rotta si è incrociata con quella del pianeta di origine di Alpha Q. I suoi abitanti erano assolutamente impotenti al cospetto dell'immenso potere distruttivo di Unicron. Così, in un'ultima disperata azione, hanno dato in olocausto il loro stesso pianeta, facendo sprofondare Unicron in un sonno che sembrava eterno. Quando noi siamo arrivati ormai era tutto finito. Non siamo riusciti a salvare il pianeta di Alpha Q, ma lui almeno è stato risparmiato e ha continuato a vivere nel corpo dormiente di Unicron, nuovamente alla deriva nell'universo. Alpha Q ha fatto un'incredibile scoperta. Tutto quello che Unicron ha divorato può essere riportato in vita. Da lì a capire che è l'Energon il fattore scatenante di questo processo di rigenerazione, il passo è breve. E i Terrorcon? I Terrorcon? Anche loro sono stati divorati da Unicron. Alpha Q è riuscito a farli tornare e a sottometterli al proprio controllo. Chissà, forse un giorno potranno riavere il loro pianeta. Ecco perché Alpha Q cerca l'Energon. Ora tutto comincia ad avere un senso. Ho scelto di aiutarlo nella sua missione. Sono convinto che è possibile far rivivere il loro pianeta e anche altri. Secondo me è troppo pericoloso. Mi sento molto triste per lui. Prova a immaginare che la stessa cosa possa accadere alla Terra. E che tu fossi l'unica sopravvissuta dell'intero pianeta. Non faresti qualsiasi cosa umanamente possibile per riavere la tua casa? Io scommetto di sì. Molto bene. Sapevo che avresti capito. E lo sapeva anche Alpha Q. Per questo ti ha voluto qui, Kicker. Cosa vuole? Il tuo dono speciale lo incuriosisce. Dottor Jones, Kicker è andato a cercare Ironhide di sua spontanea volontà. Per te è facile parlare, Optimus. Non è tuo figlio. Non metterai mai a repentaglio la vita di un soldato. Ehi, aspetta, Optimus Prime! Caro, ti prego. Devi fidarti di tuo figlio. Ha dimostrato di avere raziocinio. È vero, papà. Fino ad ora non ha mai preso decisioni sbagliate, almeno che io sappia. Ma io sono suo padre. Avresti dovuto ricordartene quando era piccolo, ma allora pensavi soltanto alle tue ricerche. Adesso che ha l'età per decidere, dovresti rispettare le sue scelte. O lui è cresciuto troppo o sono io che invecchiando divento sempre più apprensivo. Forse tutte e due. Oh, sta arrivando! Sulla testa, Autorobot. Te l'avevamo detto che il tuo amico umano sarebbe venuto qui! Kicker! Kicker? Che razza di nome è questo? Sembra una creatura modesta, siete certi che sia quella che stiamo aspettando? Vediamo se questo umano è davvero speciale come pensa Alpha Q. Credi davvero che Rodimus abbia dei progetti per l'umano che sta portando da Alpha Q? Ne ha di sicuro, Prowl. Tu dici, ma è solamente un ragazzino. Smetti di pensare agli affari di Rodimus e concentrati sul tuo lavoro.
Riker, ti prego. Fa attenzione, lo so, Misha. Bene. Resta accanto a me, qualunque cosa accada. D'accordo. Finalmente, ci siamo. È lui. Ma dai, sembra una vecchia lattina. Sinceramente credevo che avesse un aspetto migliore. Ciao, Ironhide, come stai? Ah, Kicker, finalmente! Che sollievo rivederti! Cominciavo a sentirmi un po' nervoso a stare qui da solo. Non essere ridicolo, non sembra così male. E poi adesso ci sono io. Davvero? Così è lui quello che ci ha causato tanti problemi? Ad osservarlo da vicino è ancora più un minuto. Forse abbiamo commesso un errore, ma visto che ormai è qui, diamogli una possibilità. Raccontaci del tuo potere. Avanti! Ci sta prendendo in giro, non ha alcun potere! Siete voi che state prendendo in giro me. E io non ho tempo da perdere. Cosa? Sono qui per vedere Alpha Q, quindi fatevi da parte. Lui dov'è? Io sono Alpha Q! Provamelo. Togliti quelle ridicole maschere! E come lo so? Ma di cosa sta parlando? Molto bene, umano. A quanto pare non difetti di intuito. Intuito? Kicker possiede un dono che nessun altro ha. Può avvertire la presenza dell'Energon. Ha come un senso per l'Energon, davvero. Una dote del genere conferisce il potere di cambiare il futuro. Adesso voglio che lasci libero Ironhide. Dimentichi la parolina magica. Te la do io, la parolina magica. Andiamo via. Non mi va di parlare con un mostro a quattro teste. Aspetta. Non abbiamo ancora finito. Se vuoi parlare con me, devi smetterla di nasconderti dietro quelle maschere. Ti prego. Dopo aver sentito parlare Rodimus, pensavo di incontrare un essere illuminato e non di vedere questo carnevale. Insolente. Io sono stato suo ostaggio. Questo è il vero Alpha Q, Kicker. Ti sbagli. Attento! I tuoi trucchetti non mi spaventano affatto! Spada di Energon! Fermo, Scorponok! Non ti intromettere! Eh? Devi fidarti di me! Adesso vengo a tirarti fuori di lì! Forse sei solo molto timido! Avanti, fatti vedere! Prometto che non ti mordo! Kicker! Calmati! Mi calmerò quando avrò fatto a pezzi questa noce di cocco! Sta calmo! Vieni fuori! Vieni fuori! Chiunque tu sia! A momenti dovremmo avere le informazioni dal modulo elicottero. Sembra che i Decepticon si siano diretti nei sotterranei. I sotterranei? Credo che la vecchia prigione sotterranea sia ancora funzionante. Forse dovremmo andare a dare un'occhiata. Ottima idea, Inferno. Certo che i Decepticon sono davvero degli idioti. Stanno andando a cacciarsi dritti dritti in gabbia. Che c'è, Oshot? Quella è la prigione dove è rinchiuso Shock Blast. Shock Blast? Vuoi dire quel Shock Blast? Sì, il Decepticon più crudele e violento che sia mai stato creato. Prima di finire imprigionato qui su Cybertron, ha lasciato dietro di sé una lunga scia di Transformer distrutti o seriamente danneggiati. È lui che stanno cercando. Andiamo! Presto! Inferno! Hot Shot! Combinazione! Power Link Inferno! Muoviamoci! Megatron, il tuo astutissimo piano si sta realizzando. Le nostre unità hanno circondato la prigione di Cybertron.
Bene, ne sono molto compiaciuto. Megatron! Cosa vuoi? Non possiamo lavorare con Shock Blast. È troppo inaffidabile e brutale. Oh, Tidal Wave. Shock Blast non ti è simpatico, è così? Esatto. Sono sicuro che nonostante il suo carattere non faticherete a fare presto amicizia. Ora voglio che condividiate la mia soddisfazione ed accogliate il vostro nuovo compagno. Kicker! Dovrai fare molto più di questo se vuoi riuscire a fermarmi. Ho intenzione di mettere fine a questa buffonata. Togliti la maschera! Ora basta, umano! Metti giù quella spada se non vuoi vedertela con me! Scorponok! Non vi mischiate! È una questione personale tra me e Alpha Q, non vi riguarda! Perciò restatene fuori! Kicker, non puoi farcela da solo! Non ho fatto tutta questa strada per niente, quindi non me ne andrò da qui prima di sapere la verità. Che umano testardo! Voglio vedere il codardo che si nasconde in fondo a quell'orribile guscio. Voglio vedere questo reietto che ha paura di mostrare se stesso. Sei spietato! Eccoti. Io sono la voce delle anime perdute del pianeta Q. Ti mostrerò ciò che le parole non possono spiegare. Ti mostrerò tutto quello che non c'è più. Ti mostrerò tutto. Ferma. Continuate a sparare! Non dobbiamo fermarci finché l'ultimo di noi sarà in piedi! Scorponok, tu eri sul pianeta Q! Quindi, questo è ciò che Alpha Q ricorda di quel giorno. Saremo divorati vivi! È orribile! Dove sono i rinforzi? Dove sono i rinforzi? Rodimus è disperso! Siamo traditi, quel bugiardo aveva promesso di aiutarci a salvare il nostro pianeta! Alpha Q! Pessime notizie! Le nostre armate sono state spazzate via! Stiamo per essere divorati! Dobbiamo far esplodere il pianeta! Far esplodere il pianeta! No! È l'unica cosa da fare! Scorpano! Fermati! Non farlo! Ha paura! No! Giunti alla fine della battaglia, dovemmo sacrificare la nostra casa. Ma era troppo tardi. L'esplosione avvenne quando il pianeta era già stato consumato da Unicron. Pazzesco. Da quel giorno abbiamo vissuto in solitudine nelle viscere del mostro. Non puoi comprendere il senso di vuoto che si prova a vagare nello spazio in compagnia dell'essere che ha cancellato il tuo mondo. Ma da quando abbiamo scoperto che esiste un modo di ridare vita a ciò che Unicron ha distrutto, abbiamo una nuova speranza. Voi avete scoperto l'Energon. Ne avete rivelato i segreti. Ma non avevamo fatto i conti con l'immenso potere di Megatron. Megatron? Lui cosa c'entra con tutto questo? È riuscito a risvegliarsi e a mandare all'aria i miei progetti.
Accidenti. Bella storia, ma da me che cosa vuoi? Immagino che tu voglia aiuto per riavere indietro il tuo pianeta. Ma tu sei disposto a combattere davvero per esso? O hai intenzione di lasciare campo libero a Megatron? Vuoi arrenderti adesso, dopo tutto quello che hai sopportato? Quello che ti trattiene è la paura. Di cosa hai paura? Di Megatron? Temi che possa ucciderti o farti del male? Sì, ho tanta paura. Tutti noi abbiamo paura a volte, ma non si risolve nulla standosene nascosti a tremare. Non è vero, Ironhide? Potresti imparare molto da lui. Io? Devi tenere la testa alta. Se non lo fai, sei destinato alla sicura sconfitta. Non credo che a Megatron importi di ciò che hai sofferto e dei tuoi obiettivi. Anzi, non esiterà a calpestarti per raggiungere i suoi. Nessuno ti restituirà il tuo pianeta. Devi alzarti e andare a prendertelo. Questo è ciò che farebbe Megatron. Combattilo con le sue stesse armi. Oppure vuoi vivere sotto il dominio dei Decepticon per il resto della vita? No! Allora preparati a combattere, è l'unica via! È impazzito. Shock Blast! Sono venuto per ordine di Megatron, ho il compito di accompagnarti da lui! Non ce ne sarà bisogno. Tu sei un Decepticon! Aiutami! Vieni qui! Sarete severamente puniti per aver tentato la fuga! Ora arrendetevi! Fermo sparo! Non fare un altro passo! Troppo tardi. Shock Blast è andato! Brad, stiamo andando a cercare Shock Blast. Voglio che tieni sotto controllo tutti i movimenti di Megatron. Avvertimi se noti qualcosa di strano. Passo e chiudo. Il nostro incontro è finito. Ho sprecato fin troppo tempo qui. Aspetta! Forza, ragazzi. È ora di andare. Ma Giger! Optimus e gli altri stanno combattendo tenacemente. Sono loro che hanno bisogno del nostro aiuto. L'astronave è pronta, Rodimus? È tutto a posto, potete partire. Lo sapevo che sarebbe stato un completo fallimento. I miei piani non funzionano mai! Non ci pensare. Abbiamo avuto l'occasione di dare un'occhiata all'interno del più grande mostro dell'universo. Non sono in molti a poterlo raccontare. Questo non è un gioco, Kicker, e tu lo sai! È vero, Ironhide, lo so. Quell'essere mi fa un'immensa pena. Non posso immaginare cosa farei se la Terra fosse distrutta. Sei sicuro di voler lasciare andare l'umano? Alpha Q? Kicker. Che mi venga un colpo! Vi prego, ditemi che non è vero! Ma cosa? Tutte queste vibrazioni staccheranno la nave dall'ormeggio! Guardate, Unicron! Sta tornando alla vita! Che cosa hai fatto?